Oggi iniziamo il nostro percorso congressuale, a partire dalle strutture d'area vasta e territoriale, poi arrivare a quello regionale e nazionale. E su questo stiamo ribadendo le posizioni che abbiamo espresso con la piattaforma che abbiamo votato a fine 2018 e supportato con le iniziative di lotta del 2019. E quando poi dovevamo passare all'incasso, purtroppo è arrivata la pandemia, che ha fatto dei 170.000 morti, l'80% riguardavano anziani, pensionati e in particolare quelli nelle cosiddette case di riposo eterno. E abbiamo l'esigenza di riprendere quella piattaforma, stiamo continuando gli incontri col governo nazionale, ma bisogna ridare purtroppo perché finita quasi. Ancora no, la pandemia, bisogna stare attenti a che non ci siano ulteriori riprese. È iniziata la guerra, sta creando molti lutti, molti problemi e sta creando anche ai nostri paesi un problema della ripresa dell'inflazione e del costo dell'energia. Noi dobbiamo però pensare a una capacità di approvvigionamento energetico europeo. È inutile che continuiamo con ognuno per sé, perché i risultati che abbiamo visto è che in Italia paghiamo di più l'energia elettrica, paghiamo di più il gas, le bollette sono aumentate e se non aumenta il potere d'acquisto dei pensionati e dei lavoratori attraverso i contratti, dei pensionati attraverso l'aumento della quattordicesima, il cambiamento del paniere di riferimento, l'adeguamento delle pensioni, il rischio che corriamo è che i pensionati, invece di ridiventare, diciamo, l'ammortizzatore sociale e economico del paese, rischiano di avere problemi pure più consistenti. Adesso sta arrivando questa mazzata delle conseguenze del caro energia, di una crisi economica che rischia di essere devastante, di proseguire e di colpire soprattutto i più deboli. Noi abbiamo necessità di dare risposte concrete. Il PNR ha messo a disposizione delle risorse, per esempio, per la medicina territoriale. La Regione Siciliana ha proceduto, pur con qualche contrasto, a individuare dal punto di vista immobiliare dove sono queste strutture. Dobbiamo cominciare da subito a pensare a come farle funzionare effettivamente, evitare che restino delle scatole vuote, perché oggi troppi anziani non si possono permettere di andarsi a curare dai privati, magari non si possono permettere nemmeno la badante e hanno bisogno quindi di risposte e una medicina effettivamente disponibile, altrimenti sono in una condizione disperata. Noi oggi quindi abbiamo bisogno forse di meno protocolli e tavole di concertazione, abbiamo bisogno invece però di entrare nel merito delle cose. Dobbiamo individuare chi deve fare chi, dobbiamo puntare a valorizzare le risorse di quelli che in questi anni sono stati in prima fila nella risposta al coronavirus, stabilizzare il personale USCA, stabilizzare quelli che sono impegnati, utilizzare queste professionalità per dare risposte ai più deboli, non per fare campagna elettorale.